In questo video vediamo come poter creare una fixed scroll animation su Webflow. Come puoi vedere dal risultato finale, si tratta di un'animazione particolarmente avanzata che non richiede alcun tipo di codice e quindi si può realizzare in maniera completamente gratuita. Alla fine di questo video saprai esattamente come poterla ricreare e avrai modo di personalizzarla in modo da renderla unica. Ciao, io sono Lorenzo Delia e ti do il benvenuto in questo nuovissimo video sul canale di Encode. Encode è il primo punto di riferimento in Italia per lo sviluppo senza codice, che ti aiuta a posizionarti nel mercato e a raggiungere i tuoi obiettivi professionali con uno sguardo verso le professioni del futuro. Che tu sia nel mondo delle operations, del design o del project management, Encode ti aiuta a posizionarti in queste aree attraverso la metodologia del no-code. Se vuoi supportarci nella realizzazione di questi contenuti gratuiti, ti invito a mettere un bel mi piace, iscriverti al canale e attivare la campanellina. Detto questo, andiamo su web. Allora, per creare la nostra fixed scroll animation, prima di tutto, diciamo, andiamo a creare un po' di contesto, quindi aggiungiamo una sezione e dentro questa sezione ci andiamo a mettere un paio di rich text, quindi andiamo nel navigator, adesso duplichiamo questa rich text, andiamo poi a duplicare anche la sezione, benissimo, e immagina che questo sia ad esempio il tuo sito. Ora andiamo a creare lo spazio di lavoro per creare l'animazione, quindi posizioniamo un'altra sezione e a questa sezione aggiungiamo una classe. Io le ho già preparate per semplicità e questa classe FixedScroll ha la proprietà display su flex e la position su relative. A questo punto aggiungiamo due div block a questa sezione. Quindi aggiungiamo anche il secondo, benissimo. Adesso al primo assegniamo la classe ColumnSX, adesso vedremo come sarà fatta, e al secondo la classe ColumnDX. La classe ColumnSX ha come unica proprietà impostata la sizing su grow if possible, mentre ColumnDX, oltre alla sizing su grow if possible, ha impostata la height su 100VH e la position su sticky e la position stop su 0. Adesso concentriamoci sulla colonna di sinistra, quindi andiamo ad aggiungere un nuovo div block al suo interno e assegniamo a questo div block la classe photo. L'unica proprietà impostata in questa classe è la height su 100VH. Adesso dobbiamo duplicare questa classe un numero di volte pari alle immagini che abbiamo, quindi in questo caso io lo duplico altre due volte. Fatto ciò, diamo una combo class a ciascuna di questi elementi, quindi io ho preparato le combo class 1, 2 e 3. L'unica cosa che cambia in queste combo class è l'immagine effettivamente utilizzata, quindi in image ingredient ho impostato un'immagine diversa per ogni elemento, la size su cover, la position su center, tile su not repeat e fixed su not fixed, quindi tutte queste proprietà rimangono tali e quali per ciascun elemento, cambia soltanto appunto l'immagine di sfondo. Quindi anche nella terza appunto vediamo che è la terza immagine. E fatto ciò, andiamo nella colonna di destra e a questo punto aggiungiamo un nuovo div block in questa colonna. A questo div block diamo assegniamo una nuova classe che nel mio caso è la classe TextContainer, in cui ho impostato la height su 100% e la position su relative. Fatto ciò, dobbiamo aggiungere dentro questo TextContainer un altro div block a cui dobbiamo dare un'altra classe, in questo caso la classe che ho preparato invece è TextContent, dove la proprietà display è impostata su flex, align e justify invece sono impostati su centered e la position è impostata su absolute, nonché ho impostato anche l'opzione full. Fatto questo, dobbiamo andare ad aggiungere a questo div block un titolo, che sarà appunto, diciamo, la scritta che andrà in combinazione con l'immagine. Adesso selezioniamo il text content e lo andiamo a duplicare un numero di volte pari alle immagini appunto che abbiamo a disposizione. Quindi io ho impostato 3 text content e anche qui andiamo a dare una combo class diversa per ciascuno di questi text content. Io ho preparato la combo class 1, 2 e 3. Cosa cambia in ciascuna di queste combo class? Beh, molto semplicemente il colore di sfondo. Quindi nella prima ho impostato un colore giallino, nella seconda un colore più rosso-rosa e nella terza un viola. Fatto questo, dobbiamo andare a modificare il testo di ogni titolo, quindi selezioniamo il terzo text content e andiamo a impostare il titolo su ad esempio prova 3. Poi nascondiamo questo text content e andiamo a impostare invece il secondo titolo, quindi impostiamo ad esempio al posto di heading, mettiamo prova 2. Poi nascondiamo anche questo text content e andiamo a mettere invece il primo titolo e impostiamo su prova 1.
Benissimo, adesso andiamo a far ricomparire queste, a far ricomparire, mi sono sbagliato, quindi aspetta, mettiamo flex, ok, quindi flex di nuovo e facciamo ricomparire tutti i nostri text content. Ora andiamo in preview e vediamo effettivamente che cosa succede. Possiamo vedere che lo sticky sulla colonna a destra funziona, ma si vede solo prova 3. Come mai? Beh, ci servono le animazioni. Per risolvere questo problema, adesso dobbiamo andare a creare le animazioni. Quindi selezioniamo la prima immagine, andiamo in Interaction, clicchiamo su Scroll into View, selezioniamo Action Start an Animation e poi andiamo ad aggiungere una nuova animazione. Diamo un nome, tipo foto 1, e a questo punto andiamo nel Navigator, selezioniamo, diciamo, il terzo text content, clicchiamo su Più, poi su Opacity, impostiamo l'opacità su 0 e clicchiamo su Set as Initial State. La stessa cosa adesso la dobbiamo fare anche per il secondo text content, quindi clicchiamo su Più, poi su Opacity, impostiamo l'opacità su 0 e poi clicchiamo su Set as Initial State. A questo punto clicchiamo invece sul primo text content, di nuovo sul più e poi su opacity, ma questa volta andiamo a impostare l'opacità su 100%. Poi andiamo a mettere l'easing su ease e infine a questo punto andiamo a salvare la nostra animazione. Procediamo adesso invece con la seconda immagine, quindi selezioniamo la seconda, andiamo in Interaction, Element Trigger, Scroll into View, poi clicchiamo su Select an Action, Start an Animation, aggiungiamo una nuova animazione, diamo un nome a questa animazione, ad esempio foto 2, clicchiamo su invio e a questo punto selezioniamo il secondo text content, poi andiamo su più, clicchiamo su opacity e impostiamo l'opacità su 100%. Fatto questo, impostiamo l'easing su ease e poi andiamo a salvare anche questa animazione. Quindi clicchiamo su save e adesso dirigiamoci verso la terza immagine, quindi di nuovo interaction, più e scroll into view, andiamo su action, select an action, start an animation, clicchiamo per aggiungere una nuova animazione, diamo un nome all'animazione, foto 3, e a questo punto selezioniamo il terzo text content, clicchiamo su più, poi opacity, impostiamo l'opacità su 100% e poi l'easing su ease. Ora possiamo salvare anche questa animazione e a questo punto possiamo vedere che cosa succede. Quindi adesso andando verso il basso vediamo che effettivamente le transizioni ci sono. Abbiamo appena creato quindi un'animazione. Adesso però tornando indietro effettivamente ancora non funziona. Quindi come si fa a sistemare? Torniamo nel nostro editor, andiamo nel Navigator, clicchiamo sulla prima immagine, dopodiché andiamo su Scroll into View, andiamo in When Scrolled Out of View, creiamo una nuova animazione, clicchiamo su più, poi diamo un nome all'animazione, foto 1 out ad esempio. A questo punto selezioniamo il primo text content, clicchiamo su più, poi su opacity, impostiamo l'opacità su 0%, l'easing su ease e salviamo l'animazione. Fatto ciò, dobbiamo andare nella seconda immagine, di nuovo scroll into view, scroll out, when scrolled out of view, start an animation, creiamo una nuova animazione, diamo come nome foto 2 out, poi a questo punto selezioniamo il secondo text content, clicchiamo su più, poi su opacity, e impostiamo l'opacità su 0%, l'easing su ease e poi salviamo. Infine, andiamo sulla terza immagine e ripetiamo praticamente la stessa cosa ma per il terzo text content, quindi scroll into view, when scrolled out of view, start an animation, a questo punto clicchiamo sul più, diamo un nome all'animazione, ad esempio foto 3 out, poi selezioniamo il terzo text content, di nuovo più, poi andiamo su opacity, impostiamo l'opacità su 0%, l'easing su ease e salviamo. Fatto questo, andiamo adesso a vedere com'è cambiata la situazione. Quindi torniamo in preview, vediamo che scrollando verso il basso tutto funziona piuttosto bene. Adesso però vediamo cosa succede tornando indietro e vediamo che effettivamente anche in questo caso funziona. Quindi abbiamo migliorato la nostra animazione. Ora c'è però un altro problema, perché adesso guarda quando avviene la transizione, avviene esattamente nel momento in cui cominciamo a vedere una nuova immagine, sia all'andata che al ritorno. E questa cosa non è molto bella perché insomma rende il testo di fianco non molto coerente con l'immagine. Quindi come possiamo sistemarlo? Beh, dobbiamo intanto tornare in preview,
cioè tornare nell'editor, puoi andare nel navigator, selezionare la prima immagine, la seconda immagine, scusami, andare in scrolling to view e qui dobbiamo andare ad impostare l'offset. E mettiamo in scrolling to view un 40% di offset e in scrolling out of view la stessa cosa, andiamo a mettere un 40% di offset. Fatto questo, benissimo, andiamo invece nella terza immagine e impostiamo un offset anche in when scrolled into view, quindi mettiamo 40%. Benissimo, chiudiamo e andiamo a vedere di nuovo. Quello che possiamo osservare è che effettivamente adesso la transizione avviene in maniera molto più coerente con il cambio di immagine. Solo che, come puoi vedere, questo non funziona all'indietro tra prova 3 e prova 2, mentre tra prova 2 e prova 1, vedi, qui non funziona, perché appunto, come vedi, il cambio avviene proprio quando si smette di vedere la terza immagine, mentre nel primo caso funzionava bene, prova 2 e prova 1. Per risolvere dobbiamo tornare nell'editor navigator, selezionare la seconda immagine, andare in scrolling to view, qui in foto 2 lo riapriamo questa animazione, selezioniamo il terzo text content, clicchiamo su End, insomma, per aggiungere una nuova animazione, clicchiamo poi su Opacity, impostiamo l'opacità su 0%, poi l'easing lo mettiamo su Ease e a questo punto salviamo. Andiamo ora a vedere che cosa succede. Dovremmo avere concluso la nostra animazione, quindi vediamo prova 1, poi transizione a prova 2, molto coerente con col cambio di immagine, prova 3, benissimo, vediamo all'indietro, quindi prova 3, poi prova 2, esattamente in un momento molto comodo, insomma molto coerente, e poi prova 1. Bene, ecco che abbiamo ottenuto dunque la nostra Fixed Scroll Animation. Io spero che questo video ti sia stato utile e ti sia piaciuto. Se è così, ti invito a mettere un bel mi piace e iscriverti al canale. Se vuoi sapere i 10 motivi per cui secondo me Webflow è una figata, ti invito allora a guardare questo video. Detto ciò, io sono Lorenzo De Lia e noi ci vediamo alla prossima puntata.